Piero, la ministra dice che non sapete studiato, che non conoscete la riforma, che ci sono le assunzioni, che ci sono gli investimenti e voi fate sciopero, come mai? Beh, visto che mi hai nominato il ministro, devo ricordare che questa ministra era la segretaria di un partito che riuscì a trascinare dal 10% lo 0,7%. In quanto alla sua attività di ministra, lei non ha scritto né fatto niente, ha soltanto sottoscritto quello che Renzi, il governo e soprattutto i funzionari del PD avevano formulato per lei, quindi sul piano delle capacità lasciamo perdere. Noi abbiamo studiato e abbiamo studiato bene e abbiamo detto che non vogliamo, rifiutiamo del tutto e completamente una scuola dominata da presidi padroni che assumono, licenziano, premiano e puniscono la categoria a loro assoluta discrezione senza alcun elemento oggettivo. Così come rifiutiamo questo insulto umiliante di un rinnovo contrattuale che dovrebbe avvenire con un investimento che darebbe 5 euro netti di aumento mensile ai lavoratori della scuola e del pubblico impiego, mentre negli ultimi 10 anni i lavoratori della scuola hanno perso almeno il 15% del proprio salario, cioè tradotto in cifre intorno ai 200-220 euro. E sul piano assunzioni cosa dite? Beh, Renzi ha fatto la solita paraculata, ha scritto una lettera in cui ha detto: beh, io non ho fatto altro che il mio dovere perché ho stabilizzato lavoratori che da tempo lavorano nella scuola e dovevano essere stabilizzati, giusto? Però siccome ne rimangono fuori 100.000 che stanno nelle stesse condizioni, cioè lavorano da tanti anni, hanno guadagnato sul campo il diritto a essere stabilizzati, dal prossimo anno si impegna a stabilizzare anche loro. Investimenti, finanziaria? Zero, zero. Non c'è alcun investimento. Tenete conto che alla fine degli anni 80, i primi anni 90, lo Stato italiano investiva nella scuola, diciamo nell'istruzione tutta, dalle materne fino all'università, 13 lire, 13,2 su 100, cioè su una spesa complessiva di 100 lire, 13 andavano, 13,2 alla scuola. Adesso su 100 euro spese dallo Stato, 8,2, 8,3 vanno all'istruzione. Quindi in 25 anni una perdita intorno al 30% di investimento e non c'è nessuna inversione di tendenze. Questo sciopero unisce i sindacati di base ma non vede più la CGIL presente, come mai? Beh, questa è una cosa gravissima che ovviamente andrebbe chiesta a loro, perché una lotta non finita, perché noi abbiamo giocato solo il primo tempo e cioè la formulazione della legge, ma adesso c'è l'applicazione, perché CGIL, CISL, UIL e gli altri sono ritirati, hanno dato un segnale di resa che purtroppo la categoria in parte ha recepito, perché certo lo sciopero di oggi non ha il successo di quello del 5 maggio che facemmo tutti insieme, anche se è un bello sciopero e comunque grosso modo dai dati che ci arrivano uno su tre o forse uno su quattro dei lavoratori della scuola hanno scioperato, però è una responsabilità gravissima e si sono assunti, noi li abbiamo aspettati, abbiamo detto decidete voi la data, fate voi, non l'hanno mai decisa e hanno deciso di non scioperare e rinunciando alla forma di lotta più aspra danno un segnale certamente di resa, ma noi non potevamo fare nient'altro che dire no, noi non ci arrendiamo. E fino a dove andate? Beh, noi vorremmo, abbiamo usato un termine forse forte, guerriglia nelle scuole per la non applicazione, naturalmente non c'è niente di bellico, vogliamo dire che contrasteremo l'applicazione di questa legge fino in fondo, sullo sfondo abbiamo anche la possibilità del referendum, però intanto vogliamo lottare qui ed ora, poi il referendum lo vediamo subito dopo anche perché se ne parlerebbe per il 2017.